Buongiorno e buon mercoledì da Speciale News Web 24. La Questura di Monza e il Ministero degli Esteri italiano stanno seguendo da vicino il caso di una ragazza di 22 anni che è stata portata via dall'Italia con la forza da parte del padre che la obbligherebbe a sposare un uomo vicino alla famiglia. Del caso se ne è interessata appunto la Questura che ha interessato l'Interpol e poi il Ministero degli Esteri italiano che tramite una nota sta acquisendo tutti gli elementi utili al fine di valutare le modalità più appropriate per possibili interventi a tutela dei diritti della giovane. La Polizia Municipale di Foggia ha individuato i responsabili del danneggiamento avvenuto lo scorso 31 agosto in Piazza Purgatorio. Tra l'altro, i responsabili sono due minori di 11 e 12 anni che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Bari. I due ragazzi convocati assieme ai rispettivi genitori si è scoperto che lo hanno fatto per gioco, ma soprattutto anche per superare un disagio sociale che con ogni probabilità è alla base delle bravate effettuate proprio quel giorno. I danni erano stati infatti a numerosi dissuasori della sosta in ferro con l'asportazione delle sfere. E tra l'altro la segnalazione era pervenuta alla sala operativa della Polizia Municipale solo 12 minuti che gli atti vandalici erano stati ampiamente consumati. Speciale News Web 24 seguirà per il quarto anno consecutivo la nona fiera del libro dell'editoria del giornalismo che partirà il prossimo venerdì a Palazzo Fornari a Cerignola nel Foggiano. Sarà l'edizione delle 14 del nostro telegiornale a raccontarvi la 3 giorni con uno speciale dedicato. Notizie, commenti ed interviste dal luogo degli eventi cercando di non trascurare nulla della kermesse culturale, scusate, realizzata dall'associazione Oltre Babele in partnership con l'Istituto Economico Alighieri. Anche il sito del nostro telegiornale vi fornirà dal 21 al 24 settembre i resoconti di ogni giornata con l'impegno di essere sempre nel cuore della notizia. Riprendono la prossima settimana i lavori alla galleria Monte Saraceno, subito dopo l'abitato di mattinata. Dalle 7:30 di lunedì 17 settembre in poi le attività lavorative riprenderanno H24 fino all'ultimazione dell'intervento, previsto entro i primi mesi del 2019. Si tratta di lavori concordati dopo le proteste delle amministrazioni locali, dei consiglieri regionali della provincia di Foggia e la mediazione del prefetto di Foggia Mariani per il posticipo dei lavori in maniera tale da rendere fruibile la galleria nel periodo estivo, quando il Gargano è meta di migliaia e migliaia di turisti, con punte straordinarie nei weekend, con il turismo cosiddetto pendolare. Ora dunque ci sarà questo lungo stop a Monte Saraceno, che dovrebbe concludersi, se non ci saranno intoppi, proprio nelle prime settimane del 2019. Ed eccoci alla pagina sportiva, il calcio, la Champions League, trionfo in rimonta per l'Inter nella prima giornata della fase a gironi. I nerazzurri di Luciano Spalletti hanno battuto la formazione del Tottenham con il punteggio di 2-1. Iniziale vantaggio inglese, poi si scatena la rimonta dei padroni di casa, prima con Icardi e poi al 91esimo con Vecino. Invece un debutto in chiaroscuro per il Napoli che nella torcida di Belgrado ha pareggiato 0-0 contro la Stella Rossa. Gli altri risultati della giornata di ieri: Barcellona PSV Eindhoven 4-0, Borussia Dortmund 0-1, vittoria tedesca, Schalke 04 Porto 1-1, Monaco Atletico Madrid 1-2, Liverpool Paris Saint-Germain 3-2 e poi Galatasaray Lokomotiv Mosca 3-0. Oggi altri due debutti importanti per Roma e Juventus, i giallorossi di Di Francesco nella tana del Real Madrid dell'ex Cristiano Ronaldo.
Ronaldo, mentre la Juventus in trasferta al Mestalla contro il Valencia. Le altre gare di oggi: Ajax AEK Atene, Shakhtar Donetsk Hoffenheim, Benfica Bayern Monaco, Viktoria Pilsen CSKA Mosca, Manchester City Lione e Young Boys Manchester United. È tutto per l'edizione del mattino di Speciale News Web 24. Prossimo appuntamento con il nostro telegiornale, come sempre questa sera alle 19. Buon proseguimento di mattinata, a più tardi.